Il progetto di legge, vorrei precisare per quale motivo noi ci andremo ad astenere, non perché se ne faccia una questione di bandiera, passatemi l'espressione, prima l'intervento che è stato fatto da parte della relatrice sembrava un po' il bue che dà del cornuto all'asino, perché se vogliamo parlare di merito qui costantemente troviamo degli atti quasi fotocopia da parte della maggioranza che vanno a riprendere atti della minoranza, e quindi se vogliamo parlare di merito i primi ad alzare la mano a favore di nostri atti dovrebbe essere la maggioranza, ma ci andiamo ad astenere appunto non tanto perché non si approvino le finalità dell'associazione delle reti delle città, ma per una contraddizione che c'è all'interno di questa regione, cioè si va ad approvare un progetto di legge del genere e poi viviamo in una regione dove altre politiche fanno tutto l'opposto, una regione che non incentiva il traffico ferroviario ma incentiva il traffico su gomma, una regione che non incentiva assolutamente non dico la chiusura ma quantomeno la riduzione degli inceneritori e quindi va ad aumentare l'inquinamento, una regione che non tutela a parer nostro la salute come dovrebbe essere tutelata, una regione estremamente urbanizzata che ad oggi ancora non dà segnali di inversione di marcia, quindi se si vuole veramente attuare una politica di prevenzione bisogna fare un lavoro di concerto, non bastano i proclami, non basta un progetto di legge con un'adesione formale a un'associazione, ci vorrebbe una politica completa a 360 gradi, quindi le finalità del progetto di legge e dell'adesione all'associazione possono anche essere condivisibili, ma se poi rimangono solo parole non attuate anche dal resto della politica regionale e dagli altri assessorati è sostanzialmente solamente uno slogan che cade nel vuoto.